con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal giardino del convento di San Giovanni Rotondo. In questo viale, sicuramente chissà quante volte, lo stesso Padre Pio avrà avuto modo di raccontare tanti aneddoti, tanti fatti e dar vita alla sua direzione spirituale con i suoi tanti figli spirituali e confratelli che gli chiedevano un aiuto e un consiglio. In questa giornata, il 19 novembre del 1949, 7 missionari cappuccini vennero ricevuti dal Papa Pio XII in udienza privata, prima di partire per l'Eritrea. Loro erano stati già qui all'inizio di novembre, in particolare il 7 novembre ci fu una grande festa, racconta la cronistoria del convento, perché i 7 incontrarono Padre Pio, che era tanto felice che questi partissero per la missione, si andavano ad aggiungere ad altri frati. Pensate un po', la missione del Keren in Eritrea, erano ormai diventati circa 22 frati della provincia di Sant'Angelo Foggia che erano a dare una mano a chi aveva bisogno in Africa. Dopo diversi giorni, il 19 novembre, i 7 missionari della provincia di Foggia vennero ricevuti in udienza privata dal Papa Pio XII, che chiese subito: da dove venite? E i frati, per bocca di Padre Ferdinando, che scrive e racconta questo episodio, Santità, siamo di Foggia, della provincia di Padre Pio. Subito il Papa chiese: e come sta Padre Pio? Santità, sta bene, anzi fa tanto bene. E Papa Pio XII disse: sì, è vero, Padre Pio è un sant'uomo. Padre Francesco, uno dei 7 missionari, chiese al Papa una benedizione speciale per Padre Pio e per la missione, e il Papa, annuendo, diede la benedizione speciale. Poi, muovendo il capo, disse: Padre Pio, tanto buono, lui sì che è un sant'uomo, beato lui.